tornano a crescere anche nel Forlivese i contagi da Covid-19. Dal 22 febbraio al 1 marzo sono stati 554 i nuovi positivi, mentre nella settimana precedente la crescita era stata di 357 nuovi infettati, di pari passo con l'aumento dei contagiati, anche quello dei ricoverati, da 56 a 65, 4 dei quali in terapia intensiva. I casi attivi sono 1179, 52 in più rispetto al precedente resoconto, con 1114 infettati in isolamento domiciliare. I decessi sono stati 8, 7 a Forlì e 1 a Modigliana. Sono invece 494 coloro che sono stati dichiarati guariti. A Forlì i positivi totali sono 715, di cui 672 in isolamento e 43 ricoverati, 3 in terapia intensiva, mentre i guariti sono 336. Resta sotto osservazione la situazione di Modigliana. Sono 21 le persone attualmente positive, aggiorna il sindaco Iader Dardi. Una situazione che negli ultimi giorni ha visto molti nuovi casi, 5 positivi solo nella giornata di domenica, caratterizzati da persone giovani con diversi focolai sviluppatisi all'interno delle famiglie, persone che evidenziano sintomi, ma tutti in isolamento domiciliare. Sono 74 le persone di Modigliana dichiarate guarite, fra questi rientrano la gran parte degli ospiti e gli operatori della casa di riposo Madonna del Cantone, mentre sono 50 quelle in isolamento domiciliare perché positivi o entrati in contatto con persone positive. Dal primo cittadino un appello affinché tutte le persone poste in isolamento domiciliare rispettino le disposizioni per evitare il diffondersi del contagio, soprattutto in ambito familiare. La situazione che ci viene segnalata dall'AUSL, conclude Dardi, evidenzia un forte aumento della diffusione del virus che non deve essere sottovalutata.